Il coro dei giovani atleti e fan di Thomas Jacon accolgono così il nuotatore vicentino che esibisce con orgoglio le due medaglie olimpiche conquistate a Tokyo. Argento della 4% stile libero e il bronzo per la 4% mista, stabilendo un nuovo record italiano di specialità. Thomas, appena rientrato dopo 12 ore di viaggio, è stato subito portato agli impianti natatori della Leo Sport di Creazzo, dove si è formato atleticamente e dove tutti erano in attesa di festeggiarlo. Le medaglie è qualcosa di sicuramente inaspettato. Poi sono tornato qui, che è praticamente dove mi sono sempre allenato. Casa mia praticamente, non mi aspettavo di trovare tutta questa gente, tutto questo calore, e tutti anche i miei compagni di nuoto, quindi di questo sono veramente emozioni che si vivono poche volte nella vita e sono molto contento di questo. Spero appunto di dare il buon esempio e di averlo dato anche quando ho gareggiato, ma comunque anche quando mi allenavo qua e non ero ancora, tra virgolette, nessuno. Chi dedichi questi risultati? Sicuramente alla famiglia e a tutti quelli che si sono alzati alle 3 di mattina, perché da noi era alle 10, 11, qua erano le 3, quindi soprattutto quelle persone che mi hanno sostenuto, che si sono volute alzare, svegliarsi per sostenermi. Non è assolutamente scontato questa cosa, perché insomma, e quindi a tutte queste persone che mi hanno sostenuto. Adesso faccio un po' di vacanza, permettendo. Poi ovviamente pianificheremo per Parigi, e prima per le altre tappe, poi ovviamente per Parigi. 3 anni sembrano tanti, ma invece in realtà è quasi già alle porte.